Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xudea e ragazzi, in questo video parleremo di 7 segreti che sono sopraggiunti con il nuovissimo update 6.02 di Fortnite, quello di pochissimi giorni fa. Ovviamente ragazzi, non mi perderò a farvi vedere il nuovo Quad Missile Launcher o non mi perderò a parlare della nuova modalità discoteca, ma invece tratteremo alcune modifiche che ci sono allo Skull Trooper, una versione segreta anche del portale oscuro. Parleremo anche di molti cambiamenti riguardanti le armi e la mappa in generale. Quindi ragazzi, un super like se siete in hype per il nuovo Fortnitemare 2018, il nuovo evento di Halloween. Mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di Fortnite. Ma senza perdere tempo, ragazzi, andiamo subito a parlare del primo segreto della mappa. Quindi, ovviamente, volevo citare l'isola fluttuante, che si è un po' persa via in questi giorni perché è uscito lo Skull Trooper, giustamente, bah, tutti a fare le sfide dello Skull Trooper, ovviamente. Beh, ragazzi, l'isola continua in realtà la sua crescita, o meglio, i cubi all'interno dell'isola continuano la loro crescita. Come stiamo vedendo, ragazzi, ho distrutto tutte le pareti, tutte le cose che potevano dare fastidio, e vediamo infatti, ragazzi, che rispetto a quando si sono formati per la prima volta 2 settimane fa, beh, direi che la crescita è veramente incredibile e notevole. È ovvio, ragazzi, pensare che succederà qualcosa, probabilmente che si collegherà alla Season 7 per quest'isola che ancora non ha un nome. Boh, io la chiamo Isola Volante, ma voi ragazzi come la chiamereste? Fatemelo sapere qua nei commenti che ci tengo. Ditemi come chiamereste l'isola che sta volando oramai da quasi l'inizio della season ad oggi. Andiamo invece, ragazzi, a parlare di alcuni cambiamenti invece per quello che riguarda la mappa e le location della mappa di Fortnite. Ovviamente, ragazzi, come non vedere gli addobbi che continuano a crescere nella casa a Parco Pacifico. Abbiamo visto che tanti giorni fa, circa una dozzina di giorni fa, erano apparsi dei ragnoni, mentre adesso gli addobbi sono sempre più intensi. E quindi, ragazzi, è lecito pensare che quando termineranno tutti questi addobbi, inizierà il Fortnitemare, l'evento appunto di Fortnite. Ma andiamo a vedere, ragazzi, 3 location importanti nella mappa che hanno subito dei cambiamenti che vale la pena di notare, anche se in realtà, bene o male, tutte le location nella mappa hanno qualche richiamo ad Halloween. Andiamo subito a Palmetto Paradisiaco, ragazzi. Davanti al negozio principale è apparsa una nuova decorazione di Halloween che non avevamo mai visto prima e che, come vedete, ragazzi, riprende un lama gonfiabile, in poche parole, un po' come quello che mettono i venditori di macchine in America davanti. A me piace davvero tantissimo, ragazzi, questa nuova decorazione. Ci sono anche ovviamente altre modifiche in alcuni edifici, quindi la strega, le zucche, e ragazzi, io dico che Palmetto Paradisiaco sia una città davvero molto importante per l'evento di Fortnitemare, perché se vi ricordate bene, un po' di video fa vi avevo fatto vedere che è stata la prima city nella quale apparirono le ragnatele di Halloween. Quindi ragazzi, è lecito pensare anche qui che ci saranno cose davvero interessantissime. Avanti ancora verso Approdo Avventurato, ragazzi, dove è apparso questo piccolo cimitero, ragazzi, molto molto carino, insieme ad altre decorazioni, ovviamente nei negozi, nei piccoli shop che colmano il nostro Approdo Avventurato. E terminiamo a Passatempi Pomposi, dove ragazzi è stata decorata, ed è molto curioso, questa casa completamente abbandonata, anche se ha all'interno il trattore. Comunque le travi sulla
finestra ci fanno pensare che sia una casa disabitata. Dei grandissimi ragni, delle ragnatele hanno iniziato ad andare sulla casa. Non capiamo, sì, sono addobbi, perché sono addobbi, però sono veramente molto molto particolari. E perché proprio in questa casa? Beh ragazzi, diciamo che intanto l'evento dell'anno scorso di Halloween è iniziato il 26 ottobre, quindi molto vicino ad Halloween. Secondo me quest'anno potrebbe iniziare o il 16 o il 23. Quindi ovviamente siamo tutti qua in grande attesa per vederlo. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di alcuni cambiamenti che molto probabilmente arriveranno per quello che riguardano le armi di Fortnite. Come sapete ragazzi, in eventi importanti, Natale, Pasqua e appunto Halloween, Epic Games tende a modificare le armi esplosive, quindi il lanciagranate, l'RPG, il missile guidato e ovviamente abbiamo visto le varie varianti che ad esempio nel lanciagranate erano il lancia uova e ovviamente nell'RPG era il lancia zucche. Quindi ragazzi è assolutamente lecito pensare che arriveranno delle modifiche anche per la skin di queste armi in edizione super limitata, anche perché Epic Games ha già fatto delle modifiche per il drop chance, quindi la possibilità di trovare le armi nei drop o nei chest. Se le andiamo a vedere ragazzi, forse non lo sapete, ma il lanciagranate è stato modificato lanciagranate raro dall'1,45% di possibilità allo 0,99%. Modifiche anche per il lanciarazzi epico, che viene aumentata da 0,59% a 0,66%, e modifiche anche al lanciamissili guidato, che aumenta anche questo dallo 0,11%, parlo della versione epica, allo 0,2%, e dallo 0,3% nella versione leggendaria allo 0,5. Quindi ragazzi, tante modifiche anche per quello che riguarda la possibilità di trovare queste armi esplosive nella mappa. Andiamo avanti ragazzi e parliamo dello Skull Trooper. Ragazzi, forse avete visto tutti che lo Skull Trooper ragazzi è uscito nello shop con un casino, un polverone ragazzi. Lo Skull Trooper ha alzato un polverone, sembrerebbe che Epic Games abbia perso 10.000 utenti quando è uscito lo Skull Trooper, ma sembrerebbe che anche abbia guadagnato qualcosa come tipo 100 milioni di dollari per la gente che lo ha acquistato. Beh ragazzi, questo Skull Trooper ovviamente, sebbene è uguale a quelli che l'hanno acquistato nell'ottobre del 2017, ha la possibilità di avere lo stile personalizzabile, quindi la colorazione verde fluo per tutto il corpo. Forse non lo sapete ragazzi, molto raro da trovare, ma nella mappa potrebbe capitarci uno Skull Trooper viola. Questa ragazzi è una nuova colorazione esclusiva disponibile solo per i giocatori che già lo avevano acquistato nell'ottobre del 2017, quindi grande, grande, degno di nota il gesto che ha fatto Epic Games, almeno per riconoscere chi l'aveva acquistato prima. Andiamo avanti ragazzi e rimaniamo a tema Skull Trooper parlando invece del backpack, il portale oscuro. Finalmente abbiamo capito dove andava messo questo portale oscuro, presente sembra già dalla fine della season 4, quindi ragazzi allucinante da quanto lo avevano in mente, portale oscuro ragazzi che forse nasconde un grande segreto. Sto parlando ragazzi di uno stile personalizzabile anche per questo backpack, che sarebbe il primo se escludiamo i pets, quindi lo sappiamo che i pets hanno le colorazioni diverse. Se noi vediamo ragazzi sia lo Skull Trooper, sia il deltaplano, sia il piccone hanno gli stili personalizzabili che possono essere verdi fluo, in poche parole per la barra, e per il piccone mi sembra anche azzurrino. Beh ragazzi, è assolutamente probabile che anche per il backpack ci sarà la possibilità di personalizzare la colorazione del vortice, staremo a vedere. Modifiche per quello che riguardano ragazzi anche i cecchini, la possibilità di trovarli è stata veramente modificata tanto, il bolt action epico ha aumentato la chance da 0,33 a 0,42.
per il fucile semiautomatico invece diminuita la possibilità dallo 0,92 allo 0,71% e per quello che riguarda il Barrett aumentato per la versione epica da 0,33 a 0,4 e per la leggendaria da 0,7 a 0,13. Quindi vogliono proprio che utilizziamo i cecchini. E ovviamente parliamo e chiudiamo con l'ultima modifica, ragazzi, che riguarda questa patch, ovviamente il ritorno del mega fortino portatile. Sono sicuro che tutti voi già lo abbiate visto e abbiate avuto modo di provarlo, ma forse non tutti sapete che è stato modificato anche qui il drop rate dallo 2,43% all'1,8%, ed è giustissimo perché effettivamente prima si trovavano troppi fortini portatili in giro. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando di lasciare un super like, di iscrivervi al canale e ovviamente ragazzi di attivare la campanella. Noi ci vediamo in live, ciao!